primo ristoratore si chiama Stano ed è granitico come la tradizione che fa da sempre. Io non vedo l'ora di conoscerlo e lui non vede l'ora di iniziare la sfida. Mi chiamo Francesco Stano, l'attività ce l'ho dal 2000. Questa è un'attività familiare con mia moglie e i miei figli. Siamo delle persone che facciamo sacrifici per la cucina, cerchiamo sempre di trovare i prodotti freschi. Io sono il capo chef, sono un po' esigente. Le orecchiette, ragazzi, il piatto che mi viene meglio sono gli spaghetti alla San Giovanni, olive, capperi, acciughe, pomodorini. Vincerò perché cucino io, perciò devo vincere, guarda. Ciao Stano. Buongiorno. Sali. Stano, allora come stai? Bene. Sei emozionato per questa avventura? Preoccupato? No, sono sicuro dei fatti miei. Stiamo andando a prendere il tuo sfidante. Sei pronto? Certo, sì. Con la sua cucina ha portato il mare nei sassi. Speriamo di non affogare. Sono Giovanna, insieme a Giampiero, mio marito, nonché lo chef, abbiamo pensato di aprire questo ristorante Il Mare nei Sassi. Abbiamo creato uno stile nostro particolare, l'unione tra cucina tipica e cucina a base di pesce, che non è il prodotto che si trova qui in città. Mio marito mi definisce un carabiniere, devo avere tutto sotto controllo. Non abbiamo rivali, non ci spaventa nulla e nessuno e vogliamo vincere. Ciao! Come stai? Bene. Pronta? Sì, andiamo. Ciao. Giovanna, allora ti vedo sorpresa, vi conoscete? Sì, sì, è stato il mio maestro. Ragazzi, siete pronti? Sì. Andiamo a prendere il terzo ristoratore in sfida. Lui è un avvocato che ha lasciato la giurisprudenza per la cucina a chilometro zero. Andiamo a prenderlo. Io sono Francesco Abbondanza, sono il proprietario del ristorante L'Abbondanza Lucana. Sono 26 anni di ristorazione. Ho dentro di me una passione come se fosse sempre il primo giorno. Faccio un tipo di ristorazione piatti tipici lucani, sempre nella semplicità e nel rispetto del territorio e delle materie prime. Io cucino e faccio il direttore di sale, faccio l'oste che si faceva una volta. Mi sento di vincere perché sono bravo, sono professionale e sono pronto per percorrere altri palcoscenici. Ciao Francesco, buongiorno. Come stai? Tutto bene, grazie. Sei pronto? Prontissimo. Sali. Ta-da! Agitato. Sorpresa. Come mai? Non sapevo di loro. Vi conoscete tutti e tre? Sì, certo, sì, sì, ci conosciamo, sì. Certo. Vi temete tutti e tre? Sì, perché no, fa una competizione. Sì, sì. È il momento di andare a conoscere l'ultimo sfidante. Lui ci sta già aspettando al suo ristorante. È agguerrito come la sua cucina. Oggi, secondo me, smuoverà anche i sassi. Sono Ferdinando Paolicelli, ho preso in gestione questo locale da un annetto con mia moglie. Lo chef, mia moglie, è secondo cuoco in cucina, mi manda avanti veramente il locale. Il pane di Matera. Noi lo prendiamo e lo rivoltiamo come vogliamo. Lo facciamo a polpetta, sformatino, persino abbiamo fatto un dolce. Vincerò perché siamo innovativi e siamo giovani. Lo scenario granitico di Matera si trasforma in arena. Giovanna, Francesco e Franco si apprestano a ispezionare insieme ad Alessandro il primo locale in sfida, il 900 di Ferdinando. Cosa ne pensate? Vi viene voglia di entrare? Vi incuriosisce? Diciamo che è appetitoso come ristorante, ti invita a entrare perché è molto bello. La posizione è un po' meno, una strada di passaggio, non una strada principale. Ok. Mm. Buonasera, signore. Buonasera. Benvenuti a 900. Entriamo. Ok. Franco. Ferdinando. Sì. Conosci qualcuno di questi ristoratori? Sì, sì, li conosco tutti e tre. La maggior parte sono tutti giovani, alcuni di questi sono stati anche dei miei allievi, hanno lavorato con me. Chi temi di più? Penso lui.
Perché? Secondo me per l'esperienza che ha. C'è da parlantino, ma sostanza non ce n'è. Di fronte a me è zero. Ristoratori, vi ricordo che il nostro primo compito è l'ispezione. Terminata questa ispezione, ci fermeremo a cena. E solo dopo aver assaggiato i piatti, pagato il conto, potrete votare. Anzi, potremo. Perché voto anch'io. Il vincitore riceverà 5.000 euro da investire nella propria attività. Ferdinando va in cucina e voi cominciate l'ispezione. Questo bicchiere messo così non mi sta bene, non lo so. Condivido, condivido. Bicchiere capovolto mi fa trend, è bellissimo. Ferdinando! E lei chi è? Lei è mia moglie. Maricla. La mia spalla. Maricla, come va? Tutto bene. Gambe troppo alte. Io non riesco a appoggiare i piedi per terra. La sedia può essere un limite. Sì. Un po' troppo da casa, seduto da casa, ecco. Questa che roba è? L'olio da buttare via. L'olio qua sotto è da buttare? Sì. Sì, da buttare. Ho trovato la padella dell'olio sotto il forno, ma è stato perché l'ho lasciato raffreddare dopo la preparazione delle polpette, quindi ahimè. Questa torta sembra più una pasticceria di alto livello, non va bene per un ristorante. Sta di finta, sta troppo di finta. Io avrei messo due schiumette in un dolce materano, sta roba qui. Ho notato che manca un po' di esperienza. Però il pane è bellissimo. Pane è bello, sì. Pane di Matera. Quanti frigoriferi hai qua dentro, Ferdinando? Tre. Uno, due e tre. Lì hai? Lì ho il cotto. Ok. Ok. Questo è? Cotto. Ok. Questo è? Cotto. Insieme al cotto che cosa c'è? Una busta di salmone aperta. Sistema il frigorifero e ci vediamo per la cena. Va bene. Il primo ristoratore in gara, Ferdinando, non ha ricevuto pareri positivi durante l'ispezione. Ma è solo l'inizio. Il vero banco di prova saranno i suoi fornelli. Mamma mia. Siamo al primo ristorante. Guardiamo insieme. Il menù tante volte comunica l'anima del ristorante. È un biglietto da visita. Ho ritrovato un menù molto confusionario, passava dal pesce alla carne. Secondo me dovevo usare un menù più tradizionale con prodotti veramente lucani. Eccoci qua. Signori, buonasera. Scusate il disturbo, buonasera. Buonasera. Siamo pronti, avete già scelto, posso darvi un consiglio? Consiglio lo accettiamo volentieri. Per quanto riguarda il menù, sicuramente vi consiglio una degustazione di antipasti. Gli antipasti vanno gli antipasti, benissimo, sì. Facciamo una degustazione di antipasti. Io ordino una pappardella dopo un antipasto. Per me invece una costata di asino e funghi porcini. Tutti asinelli intelligenti. Battuta, secondo me, poco felice. Io provo il Pacchero 900. Perfetto. Un piccolo. Cos'è? Entrée. Questa è una crema di ceci neri con della capriata. Com'è? A me, francamente, non mi entusiasma. Le gusti bus. Stiamo già conversando da circa mezz'ora. Mezz'ora, sì. Ma Ferdinando non si vede. Ferdinando non è venuto in sala a salutarci. Ho sentito la mancanza del proprietario, che non circolava in sala. Il cuoco deve stare dietro, deve parlare col piatto. Ecco, con gli antipastini, rollatina di verza, polpettina di pane e sformatino lucano. La polpetta di pane, no. Cos'è che ti lascia perplesso? La polpetta io la preferivo più masticabile. C'ha una tradizione la polpetta di pane e non va fatta in quel modo con la patata. Vado in cucina a vedere com'è stata fatta questa polpetta. Chef! Sì! Franco mi ha raccontato di queste polpette materane. C'è la patata dentro? Dentro sì, ci metto la patata. E con l'aggiunta della patata all'interno assorbe molto più velocemente. La cucina ha bisogno di tempo, eh? Certo che sì, sicuramente sì, però dobbiamo anche capire i tempi del cliente. La cucina ha bisogno di pazienza. Fare le cose di fretta perché devi servire il cliente, secondo me è un errore. Wake up, wake up. Grandma should put a little makeup. I just got to pay to win. I just got to pay to win. Would you leave the kids upon the table? Eccoci qua. Allora, costatina per la signora. Grazie. Pappardella. Brasato di capocollo all'aglianico. Ansia. Pacchero 900 per lei. Prego.
Questo più che pacchero del Novecento è pacchero di fine Novecento. Questi sono buonissimi, i pappalmeri. Buone? Sì, 10 lodi. A te piace? Buono, ma non esageratamente buono. L'asino doveva essere cucinato un po' di più, era un po' troppo crudo. La carne è molto tenera. Senza sapore. Non ho sentito i sapori, non ho sentito il vino, non ho sentito solo questa tenerezza. Anonimo. I wanna be free. Oh yes. Free. Oh yes. Free. I wanna be... Questo è il ricordo di Matera, il semifreddo di ricotta e cioccolato. Finalmente liberi. E questo tortino col pane come lo trovi? Ha un buon sapore. Francesco, com'è il dolce? Ottimo. Non ho parole. Boom. Possiamo avere il conto, per favore? Assolutamente sì. La ringrazio. Quanto abbiamo speso, Franco? 140. 180. 130. Grazie a voi, signori. Grazie. Abbiamo speso 145 euro. Vi voglio ricordare, le categorie per cui votare sono 4. Location, il menù, il servizio e infine il conto. Votiamo. I voti vanno da 0 a 5 per ogni categoria e rimarranno segreti fino alla fine della sfida. Vado a votare anch'io. Ma solo quello di Alessandro potrà confermare o ribaltare il verdetto dei 4 ristoratori. La location ho dato 4, ho apprezzato molto i colori, era molto rilassante. Mi è piaciuto questo abbinamento storico-moderno. Al menù ho dato 3 perché alcune cose non mi sono piaciute, quindi purtroppo il voto è sceso un po'. Al servizio ho dato 2 perché non sono modi di fare il servizio con un cameriere con una sala piena. Conto ho dato 3 perché abbiamo mangiato delle materie prime molto basilari, cucinate in maniera tradizionale, per cui il conto per me è stato leggermente salato. Giovane chef e si sente. Non è venuto al tavolo e mi è mancato il calore e l'accoglienza tipica del sud. E il cameriere un po' troppo spiritoso. Il ristorante di Ferdinando ha totalizzato 38 punti. Il voto più alto è andato alla location, mentre il menù non ha conquistato tutti. La sfida si fa sempre più ardua, come la ripida scalinata che porta fino al secondo locale in gara, il ristorante di Franco Stano. Ristoratori, ci siamo. Che impressione vi fa? Trattoria, molto elegante, però trattoria, perché mi piace molto queste due vetrinette con lo stemma centrale. L'ingresso è un po' respingente. Buongiorno. Buongiorno. Alessandro, piacere. Valerio Stano, il figlio di Franco. Oh. Come va? Benissimo, bene, bene. Sì. Sei carico? Sì, e voglio. Sei pronto? Pronto. Vuoi vincere? Ho già vinto io. Per me una sfida per 4 persone è una passeggiata. Allora, sapete come funziona, ristoratori? Iniziamo con l'ispezione. A frappè. Il televisore, francamente, non mi entusiasma. Eviterei di tenerlo e di accenderlo soprattutto. Bicchiere, ci vorrebbe il bicchiere rotondo per i vini, per farli ossigenare meglio, non il bicchiere così piccolo. C'è un accordo fra Giovanna e Francesco, che si conoscono e se la intendono. Io ho notato un altro difettuccio, è questo punto. Non mi piace il dipinto nella nicchia, non ci sta bene in quell'ambiente. Stano, eccomi qua. Arrivando al tuo locale, mi aspettavo qualcosa di completamente diverso. Il fuori non rispecchia quello che c'è dentro. Dentro è moderno. Qui c'è una scala, dove porterà? Oh, questo è il tuo regno. Sì, sì. Però è spaziosa. Questo è il tuo orto. È il mio giardino, quello, purtroppo, non avendo il terreno. Me lo... Ma non prendono caldo le verdure qua? Ma io le consumo fino a stasera. Straordinaria questa cosa. Mi piace tanto. Bello, eh? Poi il fatto del vetro in mezzo ai due tufi. Scala è originale, messa così, dall'idea delle origini. E il soppalco glielo invidio, sì. Friggitrice. Vedo che l'olio è super pulito. Ha cambiato 3 volte alla settimana. 3 volte a settimana. Sì, certo. Oh, mamma.
Strano. Questa cappa? La cappa è la cosa più imbicciosa di chi fa il servizio in cucina. La dobbiamo pulire, strano. È tutto organizzato? Certo. Guarda qua. Ci tenevo tanto a far trovare tutto ok, no? Va bene, strano. Mi raccomando la pulizia della cappa, dillo ai tuoi ragazzi e ci vediamo per cena. L'ispezione allo stano non ha convinto tutti. E sarà vero che Francesco e Giovanna hanno messo in atto una strategia? Ora Franco si gioca tutto con la sua cucina. Ah però! Franco e Maria Strano danno il benvenuto. La foto è un po' kitsch, però alla fine dà l'idea della famiglia, della cordialità. Il menù lo trovo interessante. Rispecchia il territorio. Oh, c'è il maestro! Buongiorno! Come va? Bene, bene. Posso consigliare un antipasto della casa, delle cose sfiziose? Va bene. Ok. Okay. Da, volete già scegliere il primo, il secondo? Io mi prendo il secondo, prendo la braciola materana al sugo con la polpetta del poverello, perché adesso voglio fare un bel confronto di polpette. La sfida delle polpette. Mi sono già accorto che mi vogliono scazzottare. Io la sfida la vincerò lo stesso. Il vino, signore? Sì. Sì, grazie. Già, c'è problema. Ha fatto un bel errore la cameriera. Ha versato del vino sulla tavola, sulla giacca di Alessandro. Tutta fortuna. Non ha chiesto se poteva pulirla, se poteva portarla in lavanderia. Allora, qui abbiamo il pancotto materano con olive, pomodorini e uomo in camicia. Qui invece sono i lambacioni. I lambacioni erano privi di sale. L'oregano non ce l'avrei messo nella cialletta calda. È più adatto ai piatti... Più estivo. Estivo. Francesco e Giovanna vogliono vincere uno di loro. Francesco si sente che è il re dei ristoratori. Giovanna non è in grado di giudicare perché lei non è cuoca. Lei è una portapiatta. Qui abbiamo fave e cicorie con pan fritto, soffritto di cipolla sopra e peperoni cruschi. Il peperone non è croccante. Non è ragion... Tranne lui ha beccato una parte adesso, però, perché il termine crusk viene proprio da questo rumore. Non sapete che c'è? Ora mi ha incuriosito. Con il peperone crusco. Ora vado di là in cucina, voglio vedere Franco come fa questo peperone crusco. Non si esprime. Sì. Me l'aspettavo più amaro, l'ambacione. È stato troppo tempo in acqua, quindi... Sinceramente mi aspettavo qualcosa di più nel complesso, però... Franco! Dimmi! Di là si commentava sul pipo crusco. Gli hanno detto che non era molto croccante, ma... Ma è vero, no? Ma è come se non l'hanno neanche assaggiate. Sanno così, come se stanno mangiando le cose dell'ospedale, con la forchetta così stanno, vedi? Ma dai, ma tu li puoi insegnare a cucinare? Una critica deve essere costruttiva. Costruttiva! Guardassi, noi non siamo i numeri uno, ma non siamo neanche la me... E dai! Si vede che è una cucina viva, bravi. Oh, ecco i signori, arrivano i nostri piatti. La polpetta è molto buona, è leggera. Oh, chef! Le polpette come sono? Io me ne sono mangiate due, lui le sta assaggiando. Buonissima. Le polpette di Stano sono piaciute tanto. Le mie sono un po' più pesanti. Che è successo, Peppinando? Niente, ho trovato un pelo nell'involtino. Di chi è il pelo? All'inter... Ah, non lo so. Boh, glielo chiediamo a lui. Prego. Valerio, scusa caro, c'è un problema. No, ho trovato un pelo all'interno. Ma può essere il pelo dell'agnello, quello. Non si discute, nel senso che, ok, mi scusi, cambio il piatto, finisce la storia. Non mi vai a giustificare il pelo. Pelo d'agnello. Pelo dell'agnello. Mi dispiace, ma è una cosa così, questa è una cosa rudere, così che questa la faceva mio nonno, devi pensare. La gestione della situazione non è stata proprio idonea, non è stata molto professionale. Ma forse vogliono assaggiare loro, però... Come? Trovo un pelo nel piatto, ti chiedo di cambiarlo e tu mi chiedi se lo voglio assaggiare. No. Lasciatevi un attimo, papà.
divento cattivo da oggi, perché io ci tengo a vincere. Metto la cioccolata. Dolci. Grazie. Il profiterol al gusto di cioccolato. Ci mangiamo il dolce, se nel frattempo mi fai il conto. Subito. Per favore, grazie. Prego. Grazie, caro. Ci servirete un caffè, un amaro? Offre la un casa. Caffettino per me. Allora, quanto abbiamo speso? 140. 130. 135, andiamo in mezzo. Devo dire che siete stati bravi, perché abbiamo speso 132 euro. Poco. Penso che sia giusto. È il momento di votare. Al menù ho dato 2, qualche antipastino non mi ha entusiasmato. A servizio ho dato 1 proprio perché c'è stato l'errore del pelo che mi è stato giustificato dal fatto che è la mia. Alla location ho dato 4 perché il posto per me merita tutto. Al conto ho dato 3 perché mi aspettavo quel conto e che secondo me è giusto che era così. Location semplice ma accogliente, buono il cibo, la vera tradizione. Però il pelo nel piatto è stato gestito male dal figlio. Forse l'emozione? Il ristorante di Franco ha convinto per atmosfera e per adeguatezza del conto. Ma visto il punteggio del servizio, l'incidente del pelo nel piatto non è passato inosservato.